Prima sgambatura ufficiale per il Pineto Calcio che ha affrontato lo stadio comunale di Morro d'Oro, la Castrum Silvi, in preparazione per l'esordio nel professionismo nel campionato di Serie C 2023-2024. L'allenamento congiunto è terminato 3-0, a segno tutti i nuovi innesti, Gambale, Marafini e Di Bartolo. Momento di sport e di valori con lo scambio ad opera del massimo dirigente rossoblu Vito Partipiro di una targa per celebrare l'impresa del Pineto nello scorso campionato di Serie D 2022-2023. Le parole del numero uno della Castrum Silvi e del neoacquisto tra i pali del Pineto Calcio Alessandro Tonti. Diciamo, innanzitutto siamo orgogliosi del fatto che il Pineto abbia scelto noi per iniziare questa prima occasione, diciamo uscita ufficiale per la stagione della prima tra i professionisti. Ci auguriamo che naturalmente in rappresentanza dell'intero territorio che Pineto conservi almeno la categoria e riesca a valorizzare un po' che è quello la sua progettualità che l'ha portata in pochi anni a diventare comunque la seconda squadra d'Abruzzo alla pari del Pescara e del vicino Pescara. Noi geograficamente siamo un po' schiacciati tra le due realtà, però collaboriamo con entrambe. Infatti venerdì prossimo faremo anche un amichevole col Pescara. Questo insomma ci riempie d'orgoglio, vuol dire che le due società professionistiche vicine a noi comunque ci riconoscono un ruolo e per noi è importante. Ah, sicuramente in questa terra ho dei bellissimi ricordi, indelebili. È stato un grandissimo piacere ritornarci. Logicamente in un'altra società c'è gran voglia di far bene, è una novità per questa squadra neopromossa, c'è tanta voglia di far bene. Abbiamo iniziato a lavorare intensamente, quindi ci sono tutti, insomma, i presupposti per toglierci delle grosse soddisfazioni. Sì, Simone è un ottimo compagno, è un ottimo punto di riferimento anche per il gruppo. Mi trovo molto bene, io penso sempre che la concorrenza migliora a entrambe le parti, a prescindere da chi giocherà, chi non giocherà, però la concorrenza io penso che ti fa solo che bene, fa solo che migliorare. Logicamente sono tanti giocatori nuovi, è un'esperienza nuova per la società, anche per tanti ragazzi che sono insomma la prima esperienza nei pro, però io ho visto grande voglia di mettersi in discussione, grande voglia di far bene, insomma sarà una grande sfida. Sappiamo sicuramente che se non sarà facile, perché comunque andremo a affrontare delle squadre preparate, a prescindere da quale sia il girone, però insomma l'importante è che ci sia grossa determinazione, è la prima cosa che io dico, la cosa fondamentale del gruppo.